La perfezione che Gesù ci chiede ha un prezzo molto alto: l'amore dei nemici. Gesù, se già fatico ad amare i miei amici, come posso amare chi mi ha fatto del male? Ma è proprio questo l'esempio che ci ha lasciato sulla croce, quando ha perdonato i suoi accusatori. Per quanto possa essere difficile, anche noi dobbiamo fare altrettanto. Come? Solo l'amore di Gesù può darci il coraggio necessario per amare i nostri fratelli. Chiediamo nella preghiera personale la forza e il coraggio di scegliere sempre l'amore e di diffondere questo amore tra la gente che incontriamo nel nostro cammino. Hai mai odiato qualcuno e per quale motivo? Come gestisci i momenti di rabbia e di risentimento? Pensando alla persona che maggiormente ti ha ferito, affidala al Signore nella preghiera personale.